L'allarme per le lunghe liste d'attesa per i pazienti nell'Orvietano. Siamo andati a vedere come sta la situazione. Matteo Alviti. Devo fare un ecocardio. È prenotato per novembre 2019. Il posto libero era ottobre a Norcia o dicembre a Orvieto, solo in quel caso. Hanno dovuto rivolgersi ai privati? Esattamente, sì. Con la pensione nostra ci si può andare privati. O tocca aspettare o morire. La questione è seria. Quando si soffre, quando occorre sottoporsi a visite periodiche fondamentali o quando si è rosi dal timore di avere un male che ti consumi dentro, nessuno ha voglia di aspettare. E non tutti possono permettersi di ricorrere ai privati. Nei giorni scorsi la stampa ombra si è occupata dell'allarme lanciato nell'Orvietano sui lunghi tempi d'attesa per alcune visite specialistiche. Siamo andati a chiedere come stanno le cose al sindaco di Orvieto, che proprio sul tema ha istituito una commissione d'inchiesta. È effettivamente emersa una criticità sul territorio dell'Orvietano? Sì, sono emerse delle criticità. Ora, in questo periodo mi sembra che vengono molto amplificate. Germani e il direttore generale della USL Umbria 2, Imolo Fiaschini, sottolineano come le statistiche ufficiali, verificabili pubblicamente sul sito USL Umbria 2, riportino una situazione totalmente nella norma per quanto riguarda gli esami con carattere d'urgenza a Orvieto. I lunghi tempi d'attesa, che ci hanno confermato anche alcuni operatori sanitari in forma anonima, riguarderebbero prestazioni non urgenti. Occorre ancora invece, ammettono USL e istituzioni, lavorare per garantire a tutti prestazioni sanitarie più vicine alla residenza, ma questo è un problema che vale per l'intera Umbria.